Ciao a tutti amici di Tecnoandroid, ci troviamo ad IFA Berlino 2019 e ci troviamo allo stand di AVM, lo vedete anche qui. AVM per cosa è nota? Per il Fritzbox, lo conoscete, è uno dei migliori modem in commercio, ne sono stati presentati tre qui a Berlino, sono modem molto interessanti di fascia media, non ci è dato ancora a sapere il prezzo, probabilmente sarà naturalmente in linea di mercato, sono modem molto interessanti ma ancora troppo evoluti per il mercato italiano. Paradossalmente sono modem dotati di prestazioni fino a 10 gigabit, in Italia naturalmente a stento arriva la gigabit in poche città tra l'altro d'Italia, probabilmente con Open Fiber la cosa potrebbe cambiare. La grandissima introduzione qui a Berlino da parte di AVM è stato del Wi-Fi 6. Il Wi-Fi 6 è il nuovo standard a livello internazionale ed è il nome commerciale, perché in realtà le bande di rete sono la N, la X e la C, quindi nuove bande di rete, molta più potenza, uno standard in Wi-Fi fino a 2.4 gigabit, quindi grande velocità, grande copertura, nuove bande di rete come già detto, l'abbiamo già visto in passato su altri modem di altre marche, però come detto AVM è una delle migliori di questo settore, non vediamo l'ora di provarlo. AVM qui a Berlino ha presentato poi nuovi prodotti per la domotica, prodotti super interessanti con display ink integrato, quindi veramente qualcosa di fantastico, con una piccola pecca però: non sono dotati di integrazione con Amazon Alexa piuttosto che con Google Assistant, quindi i più potrebbero storcere il naso. Hanno un sistema proprietario integrato, non hanno bisogno di hub ma hanno bisogno del modem Fritzbox, quindi per chi vuole avere un ecosistema completo questo potrebbe essere un'ottima soluzione dal punto di vista della domotica. Infine, ultimi prodotti presentati qui a Berlino sono stati il Wi-Fi Mesh. Non cambia tantissimo rispetto al passato, cambia soprattutto il design che a mio parere personale è di gran lunga migliorato rispetto al passato, per il resto bene o male ci troveremo anche nelle stesse fasce di prezzo. Bene, continuate a seguirci sempre qui da Berlino, alla prossima, un saluto a tutti da Gianluca, ciao!